Nell'itinerario di oggi ci troveremo spesso a chiederci se per un qualche sortilegio non siamo stati proiettati nel mondo incantato delle fiabe. Ci troviamo ai piedi delle Alpi bavaresi, nella regione chiamata Algovia, e più precisamente al capo meridionale della celebre Romantische Straße, la meravigliosa via romantica così ricca di testimonianze d'arte e di storia. Arrivando dall'Austria, seguendo il tracciato della Via Claudia, la strada costruita dai Romani per collegare la regione Veneta al mare del Nord, incontriamo Füssen. La torre dell'orologio del castello di Oes domina su tutto. Da qui dirigiamo i nostri passi verso la meta del nostro itinerario, il castello di Neuschwanstein. Sembra quasi il frutto di una fantastica scenografia teatrale. Invece si tratta di una delle incredibili creazioni, e senza dubbio la più nota, di re Ludwig II di Baviera. Il re, desideroso di solitudine, trascorse gran parte della sua vita nel vicino castello di Hohenschwangau, dove si formò e dove nacque il suo amore per la natura, l'arte, la musica. La musica di Richard Wagner, che, ospite nel castello, eseguiva al pianoforte per il sovrano, amico, mecenate e protettore, brani delle proprie opere. Al terzo piano entriamo nell'anticamera dell'appartamento reale. I dipinti che ornano le pareti ci parlano della leggenda di Sigurd, cioè della primitiva versione del poema dei Nibelunghi cui si ispirò Richard Wagner. La sala più sfarzosa è la sala del trono, costruita a imitazione di una chiesa bizantina dove Ludwig volle esaltare la regalità divina. L'abside è dominata dalla figura di Cristo, tra Maria e San Giovanni. Ai suoi piedi, sei re beatificati e i 12 apostoli. Le colonne sono in stucco lavorato a marmo. Dalla balconata della sala del trono si gode una delle più belle viste panoramiche della Baviera. Il lago Alp, il laghetto dei Cigni, le Alpi. Sempre al terzo piano si trova la stanza da letto del sovrano. In legno di quercia, splendidamente intagliato in stile gotico. I dipinti alle pareti rappresentano scene tratte da Tristano e Isotta. L'attigua cappella presenta una pala d'altare e vetrate dipinte che raffigurano momenti della vita di San Luigi IX di Francia, patrono dei re. Al termine di un corridoio su cui si aprono lo studio del sovrano e altre stanze, si accede alla suggestiva grotta che Ludwig si fece, così come è rappresentata nella leggenda di Tannhäuser. Il soggiorno reale consiste in un grande salone diviso da colonne.
Il tema ricorrente delle pitture murali è quello di Lohengrin. Dappertutto poi si incontra il cigno, simbolo del castello. Si sale al quarto piano per visitare la sala dei cantori. Dai molti dipinti murali rivivono i personaggi della leggenda di Parsifal. Sullo sfondo, dietro quattro belle colonne, si intravede il giardino del mago di Klingsor. Lungo il fronte delle finestre, al di sotto dello splendido soffitto in legno di pino, si snoda una processione di figure simboliche scolpite e dipinte nel legno. Svariati ornamenti, arabeschi e allegorie incorniciano i dipinti e le colonne tra i vani. È ora di uscire dal castello incantato. L'ultima immagine è per questa colonna mediana dello scalone. In questo castello il re Ludwig visse solo 102 giorni. Dopo essere stato dichiarato infermo di mente, fu trasferito al castello di Berg il 10 giugno 1886. Tre giorni dopo, i corpi del sovrano e del suo medico furono trovati nel lago antistante. Fu dichiarata la morte per annegamento. In realtà, nessuno, fino ad oggi, ha potuto dire con certezza cosa sia successo la notte del 13 giugno 1886.